Quindi, come dicevo, quando si parla di insegnamento multisensoriale si mettono in gioco soprattutto il canale della vista, dell'udito e il canale cinestetico, quindi il movimento e il tatto. Questo cosa favorisce? Oltre a tutto quello che abbiamo già detto prima, favorisce anche il fatto che i bambini sono divertiti e il momento dell'apprendimento è assolutamente memorabile. In più, utilizzando tutti i sensi che abbiamo a disposizione, la concentrazione va direttamente sullo stimolo linguistico, perché non c'è un altro senso disponibile per distrarsi meramente. Per esempio, nel momento in cui io voglio insegnare per esempio la parola sweet, io posso certamente dare la traduzione e affidarmi a dei metodi classici, ma perché non consegnare a un bambino un cioccolatino, un bicchiere d'acqua zuccherata, per fargli capire in toto cosa voglio significare? Dare un abbraccio, fare un sorriso per fare capire la dolcezza di una persona, e così via. Questo ovviamente, come dicevamo prima, favorisce anche la concentrazione sullo stimolo che sta arrivando, sull'input, perché i bambini comunque, anche giustamente, sono costretti a stare seduti al banco anche per 8 ore a scrivere, a disegnare, che è perfetto e va benissimo, però essendo bambini, soprattutto magari bambini che hanno delle difficoltà, hanno anche bisogno di stimoli diversi, hanno anche bisogno di sfogarsi, perché poi quello che tende a succedere, sappiamo bene nelle classi, è che magari i bambini poi per sfogarsi invece incanalino tutte le energie verso attività che non sono didattiche.